Siamo live. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Questo è il quinto appuntamento con Manuel on Air. Stasera non sono da solo, sta per entrare anche l'altro Manuel, ma è un tantino diverso. E quindi da Robinson Crusoe, adesso abbiamo il fratello di Manuel Mazzoni, a voi, eccolo. Ciao. Ciao. Ciao Manuel. Ciao Manu. Ragazzi, mi sono fatto la barba, non l'ho tagliata del tutto, ma non ce la facevo più, era insopportabile. Quindi sono ritornato ad avere la faccia d'angelo, dai. No, la promessa c'è sempre, guarda, barba fatta ieri l'altro, sempre lunga. Super. Ok, vabbè. Però non promessa completa di farla. Lo so, però ora faccia d'angelo, dai. Va bene. Manu, puoi andare tu con i ringraziamenti e poi facciamo entrare i nostri ospiti. Allora. Sì, allora, quinto appuntamento, come diceva già prima Manuel. Tutto ciò non sarebbe possibile, ragazzi, senza il nostro main sponsor, fischietto.com. Ragazzi, Boss Lello è un super, super imprenditore e ci ha promesso tanti gadget a noi, quindi è giusto nominarlo come sponsor. Allora, come sapete, oggi due arbitri super che fanno parte della nostra lista. Sono anche due arbitri di Eurolega. Introduciamo in ordine alfabetico Carmelo Paternicò. Buonasera. E Michele Rossi. Ciao a tutti, buonasera. Ciao ragazzi, benvenuti. Grazie di aver accettato il nostro invito. Per noi è un grande piacere avervi qui. Ci dite qualche cosa oppure fate i muti? Ci salutate? È un piacere enorme per condividere con voi questo pomeriggio. Era un'occasione che abbiamo anche una trasmissione che abbiamo anche seguito nei vari appuntamenti, i primi quattro appuntamenti, e devo dire è veramente molto molto interessante. Sì, io vi volevo ringraziare per l'invito, per l'opportunità, e volevo farvi complimenti perché è un'idea veramente azzeccata e brillante. Troppo buona. No, siete stati veramente perspicaci a sfruttare questo momento di quarantena per ideare una cosa del genere. Complimenti. Grazie. Grazie. L'incoscienza ci fa fare a volte anche cose positive, direi, dai. Andrei subito col commento di Franco, salutiamo Franco, mamma mia, tanta qualità, Frank. Grazie a Carmelo e Michele oggi, effettivamente è proprio ciao, così. Franco. Ciao, troppo buono. Grazie. Va bene Manu, io andrei con l'introduzione di Michele, vai. Allora, questa volta andiamo in ordine di età, quindi palmarès di Michele. Ha iniziato ad arbitrare nel 1997, è diventato arbitro nazionale dal 2001. Ha esordito in Serie A nel 2013, è diventato internazionale dal 2015 e dal 2017, settembre 2017, è stato inserito nella lista di arbitri di Eurolega. Nel 2017 ha anche arbitrato la finale del campionato europeo femminile, all'attivo 200 gare tra professionisti. Ti sei bloccato su ha arbitrato la finale di... Allora, rinizio. Ha arbitrato la finale di Eurolega Donne nel 2017, ha all'attivo più di 200 gare tra i professionisti, 5 finali Scudetto, una finale di Supercoppa e la finale della Coppa Italia del 2019. Credo di non essermi dimenticato niente. Va bene, vado io con quello di Carmelo. Tifoso interista. Prima questo è importante perché Juventino ospite. E invece per andare con quello di Carmelo facciamo la puntata su questo, in pratica per andare a parlare di Carmelo. Comunque è arbitro regionale, io in pratica ho chiesto a Carmelo di mandarmi il suo palmarès perché quello preso da internet non era aggiornato, e lui mi ha scritto che è arbitro regionale dal 1884 e arbitro nazionale dal 1886, quindi Carmelo è nato prima della pallacanestro che nasceva nel 1890. comunque, a parte gli scherzi, è arbitro nazionale in Serie A ed è in Serie A dal 1996, arbitro internazionale dal 2002,
ha avuto anche passaggi come presidente regionale del Comitato Italiano Arbitri dal 2003 al 2006 ed è istruttore arbitri regionale dal 1999. Ha 5 finali scudetto femminili, 3 Coppa Italia femminili, 2 Supercoppa femminili, ha diretto 694 gare in Serie A, di cui credo sia il recordman per quanto riguarda le finali scudetto, perché ne ha arbitrate 28, e ha 105 gare di playoff con 12 Coppa Italia, e insieme a Michele l'anno scorso ha diretto la gara 7 dell'ultimo scudetto assegnato l'anno scorso, e poi ha 420 gare in Euroleague e tante altre manifestazioni in giro per l'Europa che ha fatto. Carmelo, se dovessi dirle tutte, direi che dico quella più importante secondo me, che è il torneo preolimpico del 2016 a Belgrado. Non so se sei d'accordo, ma credo che quella sia una delle partite che arricchiscono il tuo palmarès. Sì, sì, vero. Il torneo preolimpico del 2016 è stato probabilmente il coronamento di una carriera in FIBA, oltretutto era il mio ultimo anno in FIBA, visto che poi da quell'anno fu il blocco con le restrizioni FIBA Eurolega, per cui quella fu poi la mia ultima manifestazione ufficiale con la FIBA. Oltretutto c'era anche il limite di età, e quindi anche per il limite di età con la FIBA. Bene, Michi. Vado, Michi, prima domanda. Allora, raccontaci innanzitutto come stai e come hai passato questa quarantena. Passato perché oramai siamo già alla fase 2, quindi siamo già un pochino più liberi di uscire di casa. Allora, sto bene, fortunatamente, perché nelle nostre zone, almeno parlo nelle mie zone, ma penso anche nelle tue mani, nelle dai dati, diciamo, possiamo dire che viviamo in isole felici dove i dati sono stati veramente pochi, quindi stiamo bene. Sicuramente ho scoperto tante cose che se fosse continuata la stagione arbitrale, sia in Italia che in Europa, non avrei potuto scoprire, nel senso mi sono scoperto giardiniere, mi sono scoperto ortolano, mi sono scoperto addestratore di cani perché abbiamo preso anche il cane. Sei come l'ortolano, sei come... Mi sono scoperto... Maschio? Cane maschio? No, femmina. Casa mia, siamo quattro. Mi sono scoperto babbo full time, perché ho potuto passare un sacco di tempo con le bimbe, marito full time, e ti posso dire che sicuramente la pallacanestro manca, perché è una cosa che fa parte della nostra vita. Però anche tutti questi rapporti, tutte queste situazioni che sono riuscito a recuperare mi hanno sicuramente dato tante soddisfazioni. Carme, invece tu come la stai passando la quarantena? Come va? Guarda, iniziata con un piccolo spavento, perché io in realtà sono sceso improvvisamente da un aereo che era diretto a Mosca, e sono arrivato a casa con febbre, brividi di freddo e non stavo neanche tanto bene. Per cui era sabato, tornavo da questa trasferta, ma in realtà la mia fu interrotta perché io avevo fatto Catania-Roma. A Roma, mentre stavo andando sull'aereo, stavo entrando sull'aereo, ero nel Finger, ricevo la telefonata dell'Eurolega che mi diceva: no, aspetta, non muoverti, devi tornare indietro. Torno indietro e non stavo così molto bene, e ero personalmente spaventato di aver potuto, diciamo, contrarre qualcosa. Poi in realtà era soltanto un problema di natura intestinale che si è risolto in un giorno, per cui all'inizio abbastanza spaventato. Poi come abbiamo vissuto la quarantena? La quarantena l'abbiamo vissuta, come dice Michele, la pallacanestro credo che manchi a tutti noi, perché comunque è una seconda, un'altra parte della nostra vita, quindi è innegabile che dire una cosa diversa. Grazie al cielo poi, però, grazie ai lavori a casa, grazie, io poi mi sono inventato, in realtà sono un po' tutto fare, mi piace molto cucinare,
mi piace molto fare il giardino. I dolci, poi ho la... i dolci, soprattutto i dolci. Tanti dolci. E quindi il forno devo dire che ha avuto un consumo esagerato in questo periodo, e poi l'ho completato con tanti allenamenti, perché grazie a Dio, avendo il campo da tennis e la palestra, riesco anche a compensare questo aumento di cibo, perché poi vuoi non vuoi ti viene anche di mangiare un po' di più, e quindi devi cercare di compensare allenandoti un po' di più. Finalmente da ieri, perché poi in realtà la nostra quarantena è iniziata, che si poteva andare a correre in quella prima fase in Sicilia, quindi noi andavamo a correre regolarmente ogni giorno. Quando poi non si poteva andare a correre più, si usava il tapis roulant. Da ieri finalmente siamo ritornati a correre nei boschi, che è una cosa che mi mancava da impazzire. Tutto qua. Carmine, è normale che tra campo da tennis, campo da pallacanestro, campo da calcetto, piscina, palestra, abbiamo capito che la tua quarantena è stata molto molto dura, proprio. Sì. Ti vedo sciupato, tra l'altro. Un po' abbronzato sì, per c'è la miseria. Quasi più abbronzato. Quello. Non è che ci vuole tanto, però. Allora ragazzi, passiamo alla domanda seria, perché tutti stanno aspettando la vostra risposta. Come avete reagito quando avete scoperto che l'intervista sarebbe stata il 5 di maggio? Personalmente ho reagito bene, nel senso che non sono una persona che dà molta importanza al calcio. E poi, come ho scritto a qualche amico juventino che tutti gli anni si ricorda di farmi gli auguri, gli ho risposto che il mese di maggio e i primi giorni di giugno sono comunque mesi di grandi soddisfazioni per tutti gli sportivi. E qui chi la vuole capire, capisca. Carmine, tu? Almeno 7 soddisfazioni. In realtà io non assolutamente non mi ricordavo questa data, è stato Manuel Attard a ricordarmi questa data, perché poi vabbè sì. Ragazzi, l'intervista è chiusa, alla prossima, grazie. Ma chi la vuole di Manuel Nero qui? Dai. Non te lo ricordavi? Poi in realtà vediamo spesso a maggio e piangiamo molto spesso a giugno, come dice Michele, per cui ieri, questa mattina oltretutto, la prima cosa che mi è spuntata sfogliando un po' su Facebook è appunto questa cosa del 5 maggio, per cui è proprio stata proprio la notizia della mattina. Ho detto no, non è possibile, cioè, devo fare male a Michele, non è il caso, cioè poi in questo momento con Michele, da quando siamo tutti e due in Eurolega, si è creato un rapporto un po' di fratellanza. Non perdi mai l'occasione, infatti, per sfottermi in chat quando l'interpreti. Ah, perché voglio dire, non per male. Ora fate di tutto per farvi male, quindi... Questo devo ammettere che... Vabbè, quindi dai, chiudiamo argomento 5 maggio, Inter e Juve, perché sennò non ne usciamo più. Bene, bene ragazzi. Allora, io andrei, nell'attesa di fare entrare altri ospiti, a una domanda che mi era arrivata e la trovavo molto interessante. Iniziamo con Michele e poi la facciamo anche a Carmen. Se trovate differenze quando andate a preparare una partita in Serie A o in Eurolega? Cioè, molti chiedono se c'è proprio una preparazione nell'andare a preparare una partita di Eurolega. La risposta per quanto mi riguarda è sicuramente sì, ci sono differenze, perché c'è differenza sul piano del gioco, c'è differenza nella fisicità delle squadre, c'è differenza nella velocità di esecuzione dei movimenti, quindi diciamo che ci sono delle peculiarità differenti che vanno affrontate in un pre-gara. E poi la mia esperienza in Eurolega, che è prettamente da terzo arbitro, mi fa testimoniare il fatto che
ci sono dei primi arbitri in Eurolega che preparano la partita in modo veramente, veramente scrupoloso. Io mi sono trovato a fare colloqui pre-gara che sono durati anche più di un'ora, partendo dalle statistiche, partendo dalle caratteristiche dei giocatori, per arrivare poi alla visionatura di clip, così per diciamo, acquisire informazioni e per anticipare un po' quello che diciamo, avremmo potuto trovare in campo. Quindi sicuramente c'è differenza sia a livello nel gioco, e ho notato anche differenza a livello del pregare, della preparazione della partita. Carmo, invece per te, che già da tanti anni che fai l'Eurolega, penso anche il discorso di fare il crucif è totalmente differente da quando sei in Eurolega rispetto a quando arbitri in Italia, che ormai, diciamo, per te è la routine, no? Sì, Michele dice bene, il gioco è diverso, è più veloce, è più tecnico, e quindi già nella fase di preparazione non la prepariamo la mattina, ma la prepariamo durante la settimana. Il lavoro diventa più difficile quando hai le doppie gare durante la settimana, quindi questo comporta che devi preparare due partite oltre a quelle in Italia, e va preparata con i colleghi un po' cercando di dividerci i compiti sulle analisi delle squadre e poi sulla preparazione della partita. Paradossalmente, quando poi sei in campo, la mia sensazione è che una gara di Eurolega a volte è più facile di una gara che fa in Italia, ma perché quando c'è più tecnica il gioco è più pulito e quindi ti sembra anche più facile arbitrare. Poi ci sono momenti in cui arriva l'inaspettato, perché solo certi grandi giocatori lo fanno, e quindi devi essere pronto per evitare certi tipi di errori. La differenza sostanzialmente è anche nel gruppo di lavoro. In Eurolega, al di là di quando io sono crucif o come secondo arbitro, mi trovo a lavorare con persone che sanno che ci vuole un'ora e mezza per preparare la partita, la facciamo insieme all'Observer, la mattina la dedichiamo alle analisi delle varie clip e tutto il resto. In Italia, secondo me, quello che ci manca, per quanto come crucif noi Manuel Mazzone lo è già da un po', Manuel lo è già da quest'anno e qualche partita lo scorso anno, così come Michele, quello che ci manca è avere, come posso dire, vorrei che anche gli altri colleghi fossero pronti ad accettare questo tipo di lavoro, perché poi come lo step successivo, il passo successivo per migliorarci è lavorare fuori dal campo, e se noi riusciamo a farlo bene tutti e tre, il risultato finale lo vediamo in campo. Quello che secondo me anche in Italia è un ulteriore passo in avanti professionale per lavorare in questi termini, cioè al di là del gettone, al di là di quelli che sono tutti gli aspetti tra Eurolega, le differenze tra Eurolega e Italia, abbiamo bisogno di aumentare il livello di professionalità. Questo secondo me mi permetto, so che qualcuno non sarà d'accordo, magari c'è qualche collega che la pensa diversamente, però credo che avremmo bisogno di lavorare ancora di più e meglio su questo aspetto. Ok, Manu, possiamo andare con gli ospiti? Yes! Vai, chi introduci? Introduciamo, buonasera a Francesco Baraldi, che buonasera. È il primo ospite che ha vinto il nostro contest, per fare una domanda per Carmelo e Michele. Francesco, innanzitutto presentati. Allora, ciao, mi chiamo Francesco e sono un arbitro del GAP Modena da più o meno 2 anni. E volevo intanto cogliere l'occasione, prima di fare la mia domanda, per ringraziare Manuel e Manuel, perché mi hanno dato questa bellissima opportunità. Grazie a te. Allora, riguardo alla mia domanda, allora, sapendo che il gioco più si alza il livello, è importante saperlo leggere bene,
La mia domanda era come si poteva migliorare personalmente per imparare a leggere il gioco meglio, oltre a conoscerlo ovviamente. C'è stato un momento in cui la domanda non si è sentita verso la fine. Come, Manu, si può? Come si può imparare e cosa si può fare per riconoscere prima il gioco e poi quando vai in campo magari sapere già prima quello che succede, quindi per leggere bene le situazioni, giusto Francesco? Questo esatto. È quello che hai chiesto. Ok, rispondo io, risponde Michele? Tutti e due. Ok, Michi. Vai, innanzitutto ciao Francesco, i consigli che ti posso dare io sono, prima di tutto, guarda più partite e più pallacanestro possibile, ascoltando il commento dei commentatori che oggigiorno sono dei ottimi conoscitori del gioco, e quindi guardando più basket possibile poi allenerai l'occhio e riconoscerai i vari schemi, i vari giochi che vengono fatti dalle squadre. Un altro consiglio che ti posso dare è di partecipare alle riunioni PAO tenute dagli allenatori, che sono degli ottimi momenti di crescita, e se hai la possibilità nella tua città, se c'è una squadra di basket, andare ogni tanto ad allenarti con loro, ma non limitarti ad arbitrare il 5 contro 5. Andare proprio a vedere l'allenamento, così potrai anche diciamo toccare con mano come un allenatore costruisce un gioco con i giocatori che ha a disposizione. Io penso che queste poche cose messe insieme ti possono dare una grossa mano a iniziare ad anticipare in campo e a riconoscere una frazione di secondo prima qualcosa che accadrà, così da arbitro adeguare la tua meccanica diciamo, a una cosa che sei, non dico certo, ma sei molto probabile che avvenga. Carmen. Ciao Francesco. Allora, ciao. La prima cosa che devi sapere al di là, o che devi avere al di là di aver fatto il corso e di arbitrare da 2 anni, se ho capito bene? Sì. È una cosa fondamentale, la passione, perché quello è la benzina di tutto, e quello vale quando hai 21 anni o 19, ma vale anche quando ne hai 53, e senza di quello non puoi andare da nessuna parte, perché quella ti dà la forza per allenarti da solo, come il 90% di noi fa, e senza quella, credimi, senza la tua amica passione non riesci a farlo, specialmente quando i momenti sono duri. E fatto quello, quello che a me ha aiutato per conoscere il gioco e che mi aiuta tuttora è la visione continua delle partite, che siano io da un anno ho iniziato un'esperienza anche a livello regionale, e ti devo dire che, dovendo un po' lavorare sugli osservatori e sugli arbitri, sto guardando parecchie partite di Serie D e di Serie C, che onestamente ai miei tempi non facevano le riprese. Adesso fanno i video e le riprese delle partite su tutte le gare, non ti dico giovanili. Infatti ai nostri tempi potevamo fare tutti gli errori che volevamo, chi se ne frega. Adesso, ecco perché siamo in Serie A. Esatto. Adesso, dopo neanche 10 minuti, se c'è un errore in Serie D lo sanno tutti e lo mandano tutti, e quindi visto strano. Che le partite... strano, perché nel nostro mondo non succede mai, no, non succede mai, è tutto molto riservato, e quindi pensa che a volte succede che quando sei nello spogliatoio riesci già a sapere se hai fatto un errore oppure no, quindi abbiamo vari siti, vari fan che ci mandano subito le cose, quindi quello che ti posso dire è il lavoro e lo studio che viene fatto dalla visione delle partite è un elemento fondamentale per migliorare.
noi pensiamo che si migliora soltanto lavorando in campo o arbitrando le partite. Non è così. Ti devo dire che molto spesso quando ti trovi in campo e sai di aver visto un'azione, un movimento di un giocatore, sei già pronto per studiare quella cosa in maniera corretta, perché l'hai già vista e sai in realtà come è andata a finire. Per cui sì, va bene il lavoro in campo, va bene gli allenamenti, va bene i PAO, però se hai la possibilità di vedere parecchie partite a video e lavorare su quelle, guardando il movimento degli arbitri, anche correggendo o pensando di correggere in quel momento i tuoi colleghi, può essere utile per migliorare, per saper leggere le situazioni. Va bene, grazie. Prego, grazie mille Francesco di essere stato con noi. Se hai un'altra domanda e la vuoi fare, altrimenti introduciamo il nostro prossimo ospite. Un'altra ce l'avevo un po' in mente, se non vai. Mi dispiace. Vai. Quali sono le qualità che secondo voi rendono un arbitro migliore di un altro? Oltre ovviamente a fischiare le cose giuste, Carmelo, per le qualità in campo. Prima rispondi te stavolta, non lascia sempre a Michele la prima, così te ci pensi. Ora te. Guarda, pensare che c'è sempre una partita dopo che puoi fare meglio, e quindi l'umiltà senza pensare che quella che hai arbitrato sia stata la tua migliore partita, anche perché è impossibile, di errori ne facciamo ogni partita, e lavorare. Questo è l'unico modo per arrivare in cima alla piramide, è l'unico modo per migliorare. Il confronto con i colleghi ci deve essere assolutamente, perché anche quello ti aiuta. Cerca di apprendere da tutti quello che tu ritieni sia utile per migliorare te stesso, anche dalle persone che pensi che siano, che sai che arbitrano in campionati diversi o inferiori, non essere supponente. Cerca di prendere anche quella minima cosa che ti può, a volte mi capita di vedere, quest'anno sono andato alle finali under 18-17 a Milano, under 18, finali nazionali, e ti devo dire, guardando gli arbitri, ero ovviamente costretto anche a valutarli, a volte dicevo, oh, ma quello si muove bene, cioè, e in realtà anche la stessa segnalazione che vedi fare un altro, che è un ragazzino di Serie C, poi magari ti viene di imitarlo, di farlo, per poter migliorare te stesso, quindi non c'è mai un'età per potersi migliorare. Tutto qua. Michi? Allora, premesso che potrai fare tutto, ma non arriverai mai al livello di Carmelo Paternicò, quindi questo... Sotto quale aspetto intendi, Michele? Quello della bravura, della classe. Ah, ok. Classe. Michele, non ti posso dare io, non pensare mai di essere arrivato, perché il giorno che tu penserai di essere arrivato è il giorno che tu inizierai a regredire. Quindi continuare ad allenarti, a lavorare sodo e ad allenare il talento, perché ci sono tantissime persone con talento, anche molto più talento magari di noi che siamo arrivati in Serie A, però non hanno avuto la costanza di allenarlo. E un altro consiglio che ti posso dare è: cerca di essere sempre severo con te stesso e di guardare sempre le tue partite, le tue prestazioni con spirito critico. Perché molto spesso capita che quando guardiamo le partite dei colleghi abbiamo un certo livello di severità, e poi quando guardiamo le nostre, anche se abbiamo fatto un fischio del cavolo, lo rimettiamo indietro, in slow motion 9 volte, sperando che oltre che la palla abbia preso anche una punta di dito per dire, ecco, sì, guarda, era fallo. Facendo questo non si cresce, quindi cerca sempre di essere molto critico. Va bene. Grazie a Carmelo, grazie a Michele. Francesco, grazie di essere stato con noi, in bocca al lupo per la tua carriera. Anche a voi per la vostra. E buona seconda fase.
Ciao Francesco, grazie. Ciao. Ok, introduciamo il nostro... Molto belle, molto belle. Adesso introduciamo il nostro secondo ragazzuolo che voleva fare delle domande a Michele Carmelo. È con noi Davide Caorsi. Ciao Davide. Buonasera a tutti. Ciao Davide. Ah, hai visto Davide con la maglietta quella? Bravo Davide, bravo. Allora, ragazzi. Intanto mi presento, sono Davide Caorsi, ho 17 anni e vengo da Genova. Allora, intanto ringrazio per l'opportunità ai Manuels, che ho avuto la fortuna di conoscere al Palaradi l'anno scorso, al termine di un Vanoli Cremona Olimpia Milano, non so se vi ricordate. Siamo andati, mica. Ovviamente Carmela Paternico Michele Rossi, anticipatamente per le risposte che mi daranno. Ma arbitravamo insieme io e Manuel quella partita? Sì, come? Eravamo insieme al Palaradi. Al Palaradi va Cremona Olimpia, era venuta a vederla. Un disastro sicuramente avremmo fatto. Mamma mia. Terribile. Che brutta esperienza ha avuto, mamma mia. Vai, bene, dai. Volevo chiedere a Carmelo e Michele chi è secondo loro l'arbitro italiano più bravo di tutti i tempi e se hanno qualche aneddoto o ricordo da raccontare. Inizia Michi. Testo croce per chi risponde? Michi. Vale anche autocandidarti, eh? Vale anche? Autocandidarti. No, per carità. Allora, per quanto scontato, diciamo, parlo per gli arbitri che ho potuto avere occasione o di vedere o di arbitrarci insieme, perché magari parlando degli arbitri del passato di cui si sente dire tanto, le varie coppie, i Martolini Fiorito, i Zanon, o Vitolo Duranti, non ho mai avuto l'occasione di vederli arbitrare, quindi se ne sente, diciamo, decantare le gesta senza però avere la possibilità di aver toccato con mano. Per la mia esperienza personale posso dire che sicuramente in Italia Luigi La Monica è la persona che una volta che uno pensa all'arbitro di pallacanestro ti viene in mente il suo nome. Ho avuto la fortuna di arbitrarci insieme. Siamo nella lista di Eurolega perché Luigi ancora a livello europeo arbitra, ma in Europa non siamo mai stati designati insieme perché, può confermare Carmelo, non è uso del designatore mandare gli arbitri della stessa nazione insieme. Un aneddoto con Luigi è sicuramente la mia prima finale scudetto che ho arbitrato con lui, dove ho mancato il fischio della partita, come si dice. E diciamo che Luigi è molto bravo sia con le parole che con i silenzi a farti capire quando hai sbagliato e a cercare di spronarti per migliorare e per magari non commettere più l'errore, magari con modi anche rudi, perché Luigi sa essere anche molto molto diretto e molto, però sicuramente il nome che mi viene in mente è lui. E l'episodio che mi viene in mente è questa partita qui che ha cambiato la mia carriera, perché cannare tra virgolette la prima partita importante a cui sei stato chiamato sicuramente ti fa fermare, ti fa riflettere e ti dà tanti spunti per ripartire, per essere più forte. Grazie. E diciamo che Michele è ripartito poi alla grande, come meglio non si poteva. Carmen. Ok, il nome di Luigi chiaramente è indiscusso nel quando ti vieni di fare un nome come top referee è chiaramente quello di Luigi. Io vi devo dire, ricordo per la mia carriera, che è sicuramente più lunga e più datata di quella di Michele, c'è un'altra persona che mi ha aiutato a crescere ed è quello di Rino Colucci. Probabilmente tu non te lo ricorderai, sei troppo giovane. Mi sembra che mi era letto sul libro di Facchini un paragrafo, sì, su lui. Però ti devo dire, Rino Colucci, che è stato chiamato il principe dei fischietti,
era quello che in campo aveva un carisma e un talento che probabilmente la bravura enorme di Luigi o le qualità tecniche di Fabio Facchino e di altri, però per me il talento puro, forse qualcosa in più degli altri, ce l'aveva Rino. E poi, al di là del rapporto personale che io ho sempre avuto con lui, nel momento più difficile della mia carriera, che era gli inizi internazionale, in realtà io decisi, grazie a lui, di andare in Eurolega, scelta che poi col tempo si diciamo fu azzeccata, perché il giorno in cui tornai dal raduno, dall'esame fatto fino, ero un po' messo alle strette tra le pressioni di Costas Rigas, che mi chiamava perché voleva sapere una risposta se avevo deciso nel 2002 di andare in Eurolega, e Narzan Olin perché mi aveva fatto l'esame in FIBA. A quel punto tutto molto facile. Possiamo dire che la tua è stata l'unica licenza FIBA durata 24 ore. Meno di Le Mane è durata. Meno. Devo dire, quella telefonata fatta con Rino mi aiutò molto per decidere dove andare, e probabilmente cambiò anche la mia carriera. Okay, grazie Michi, grazie Carmelo. Davide, se hai un'altra domanda puoi farla tranquillamente. Sì, dai, ne approfitto per chiedere a Carmelo e a Michele la loro prima esperienza, quindi la loro prima partita, le emozioni che hanno provato e se avevano minimamente idea della carriera che poi si sarebbe susseguita. Intendi prima partita in Serie A, prima partita in generale, la loro vita? Generale. Prima partita, ok, prima partita. Allora, torniamo ai tempi del Far West per Carmelo. No, esatto. Io ho provato a Carmelo per fare quando è stato... Allora, onestamente la mia prima partita è stata quando avevo 8-10 anni, e con il torneo delle vecchie glorie dove giocava mio padre, arbitrava un signore, non mi ricordo nemmeno che fosse, che all'ennesima protesta lasciò il fischio e si andò a fare la doccia. Quindi chi arbitra, chi non arbitra. Io scesi dalle tribune, andai nello spogliatoio, chiesi a questo signore il fischietto, che ancora c'era quello con la pallina dentro, perché non ce l'avevo. Sono tornato su, ho preso il pallone e ho detto: se va bene, l'arbitro io. Io ho portato a conclusione quella partita lì. Prima di rispondere, Carmelo, cioè, Francesco ci dice: ha ancora ben custodita la tua maglia. Cioè, pensa quanto hai disperato Francesco Iasens. Però... Vai, salutiamo Francesco. Ciao Francesco. Molto amico degli arbitri, è sempre quello che ci manda le foto quando siamo a Cantù o da altre parti, persona incredibile. Quindi un grazie sempre a Francesco, persona super che troviamo in parecchi palazzetti. La mia prima partita è iniziata così, nel senso che io non volevo fare l'arbitro. Forse qualcuno dice, magari era anche meglio. Io non volevo arbitro, ma volevo fare l'allenatore, cioè io ero lavoravo già col settore di basket, avevo circa 100 bambini insieme a un altro istruttore, e quindi avevo una forte passione, perché a me è sempre piaciuto allenare e lavorare con i ragazzi più giovani. Però per diventare allenatore dovevi fare il corso di tecnico regionale e quindi arbitrare 40 partite, se no non potevi prendere la qualifica di tecnico regionale. Andai a fare una delle prime partite, se non credo la prima, e allora mi vide una persona, un signore, si chiamava Francesco Ferraro, che purtroppo ora non c'è più. Allora mi disse: no, ma perché non fai l'arbitro? Io dissi: no, ma assolutamente non sono proprio, io non voglio fare l'arbitro.
Ma no, no, tu devi fare l'arbitro perché tu sai arbitrare di qua e di là. No, no, guardi, io voglio fare l'allenato libero. Per cui feci la seconda, la terza, la quarta partita e questo ogni partita mi veniva a vedere. E ogni partita, questo è il presidente regionale e presidente provinciale degli arbitri allora. Figura storica dell'ambito della pallacanestro siciliano. Manuel Latter si ricorderà di lui probabilmente, quando sì, era piccolino. E quindi dopo 3-4 volte che questo ogni giorno continuava a chiedermi perché non fai l'arbitro, perché non fai l'arbitro, alla fine dissi vabbè, se non fai l'arbitro faccio l'arbitro. Così, però no, quando ho deciso di fare l'arbitro ho sempre avuto un sogno e ho sempre avuto un pensiero fisso che erano i 5 cerchi olimpici e io ho sempre detto io devo arrivare là. Nella mia testa, dal primo giorno in cui ho deciso di fare l'arbitro, c'è sempre stato un obiettivo che diceva, vabbè, ma se tu fai l'arbitro in serie promozione, ma come puoi pensare di fare l'arbitro, di fare le Olimpiadi o il torneo preolimpico? E in realtà io non so perché, però io ci pensavo, cioè è stato sempre il mio primo pensiero. Io non ho fatto le Olimpiadi, perché gli altri sono stati sicuramente più bravi di me. Ho fatto il torneo preolimpico e sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto fino ad ora. Tutto qua. Beh, ti sei tolto un po' di soddisfazione, direi. Un po'. Così. Davide, grazie mille di essere stato grazie con noi. Grazie mille a voi. Una grazie, ci vediamo nei campi, speriamo presto. Ciao, grazie. Ciao. Manu, ci siamo dimenticati di fare una cosa importante all'inizio e me ne assumo tutte le responsabilità. Salutiamo Angelo Caforio perché ancora non ovvio l'abbiamo fatto. Angelo, esatto, scusa se ti salutiamo solo adesso. Michele, non inseriamo i commenti che sta facendo su di te Angelo Caforio, giusto per rispetto. Lo posso solo immaginare. Guarda. Uno lo posso inserire, Michi, uno solo? Sì, voglio. Va bene. Spero che non abbia parlato della rimessa alle finali nazionali. No, ma sì, ne parlato, sì, non l'hai letto prima, Michele, te l'ho mandato. Aspetta, eccolo. Ah, ecco, grazie Angelo. No, lo facciamo tra un po', facciamo entrare Angelo e ci racconta di questo aneddoto, va bene. Michele, vado io con una domanda che volevo farti proprio io. L'emozione l'anno scorso in quella gara 7, quando sai che quella partita assegnerà il titolo, cioè io penso che sì, tutti abbiamo avuto la fortuna di arbitrare finali scudetto, abbiamo avuto la fortuna di arbitrare in Europa, anche i ragazzi che ci stanno seguendo, chi ha arbitrato le finali delle loro categorie, però una partita che sai che deciderà un campionato, hai avuto un altro tipo di emozione in quella partita? Sicuramente è una partita particolare, diversa da tutte le altre, perché è una partita che ha un peso, diciamo, che vale tutta una stagione. Più che emozionato, la prima diciamo, sensazione è quella di gratitudine, perché quando un designatore comunque pensa al tuo nome per una partita del genere, devi essere grato e devi ritenerti fortunato, perché come sapete benissimo anche voi, essendo arbitri, la nostra carriera è fatta di tanti piccoli particolari e la fortuna ha un'incidenza molto importante. Quindi fortunato, sono sentito grato, mi sono sentito in un certo senso realizzato, perché comunque quando uno inizia a settembre, anzi quando uno inizia a fine luglio la preparazione e si allena tutto l'anno e arbitra tutto l'anno cercando di sbagliare il meno possibile, diciamo in mente all'obiettivo che è quello di arbitrare il più possibile, quindi di arbitrare fino alla fine. E sono stato anche molto contento, e non lo dico perché Carmelo è qua,
sono stato molto contento delle due telefonate che ho ricevuto dopo quella di Marco Gianzanti, che mi diceva di andare a casa a fare la borsa e partire, che sono state le chiamate di Carmelo e di Bobo. Entrambi mi hanno espresso soddisfazione perché ero io l'arbitro che, come si suol dire, chiudeva la terna, e questo mi ha dato anche tanta fiducia nell'affrontare la partita. E penso che noi, al di là degli errori che ci sono stati come in tutte le partite, la nostra forza è stata il fatto che eravamo tutti e tre consapevoli dei nostri mezzi, dei nostri punti di forza, e diciamo abbiamo retto la botta della gara, che poi alla fine diciamo il punteggio è stato anche abbastanza largo, quindi non è stata una partita molto complicata, specialmente nel terzo e quarto periodo. Però i primi due periodi, cioè, abbiamo subito messo in chiaro che eravamo tutti nella stessa lunghezza d'onda e che quel giorno lì niente e nessuno poteva scalfire la consapevolezza di uscirne bene. Ovvio. Grazie anche perché comunque, Michi, come si diceva prima, siamo sempre pronti a criticare tutto e tutti, e siamo, non è nemmeno tanto facile ricevere bei complimenti da dei colleghi. Sì, è vero. Va bene, a Carmelo, allora, la facciamo questa domanda perché ne aveva già arbitrate tante, invece Manu, io andrei con quell'altra domandina che avevamo preparato. Sì, allora Carmelo, 28 finali scudetto, vero? Se non erro. 28. E una offesa dal prete, giusto? Dal prelato. Allora, obiettivamente, ora provo a essere, naturalmente noi si scherza tutto, però non so se te l'hai visto in diretta, e questo se l'hai visto, però poi dopo, quando l'hai rivisto a mente fredda, no? Cioè, dici quello che puoi dire, non rispondere come risponderei io, fai un pochino impacato, cioè, cosa hai pensato? No, io allora, detto che non mi ero accorto in diretta di questa cosa, perché ero di spalle, ero un fallo tecnico fischiato a Sutton, sì, credo a Sutton, l'ennesimo comportamento di nel quale fanculizzava gli arbitri, per cui veniva da una serie di situazioni, oramai avevano perso un po' il controllo della situazione, erano abbastanza nervosi, e quindi quelli sono i momenti, credimi, quando, se tu mi chiedi nella tua carriera ci sono momenti in cui hai difficoltà, quelli sono i momenti di difficoltà, perché sai di dover prendere delle decisioni in campo tecniche, ma sai anche che quelle decisioni, pur corrette, causeranno una reazione che a volte è ancora peggiore, e quindi però le devi prendere, perché se hai il carisma, le capacità tecniche, al di là delle conseguenze, quello è il momento in cui le devi prendere. E credimi, tutto avrei voluto fare tranne che dare tecnico a... no, era oggi, non Sutton. Per cui ero consapevole che dopo quel tecnico sarebbero state polemiche, ma la protesta era talmente grande che era impossibile. Lo stesso allenatore di Trento, Buscaglia, Maurizio, si rivolse in panchina verso i giocatori, come per dire, cioè non per cui io non mi ero accorto di questa cosa perché ero di spalle. Poi mi arrivò il video, sempre perché noi non sappiamo mai niente, mi arrivò la clip a ristorante, la tua figlia, penso. Mia figlia, ma da qualcuno. Guarda, io sinceramente la prima cosa che ho pensato, ho detto poverino, questa è stata la prima, ma questo è stato istintivo, cioè io non mi sono incazzato, cioè mia figlia sì, giuro, io no, io ho detto poverino, cioè, come per dire, che devo fare, cioè a volte ci sono dei comportamenti di persone in tribuna, cioè che nel nostro ruolo devi non comprendere,
e neanche ignorare, perché sì, ignorare li devi ignorare perché sennò ti verrebbe di rispondere. Però viene pietà e dici vabbè, si è fatto così, che devo fare? Poi da lì so che c'è stato un post, si sono scatenate una serie di polemiche, ma io devo essere sincero, quando sono tornato a Trento, ero con Manuel, ero con te Manuel, la prima volta che sono andato... Con chi? Con quale Manuel? Non vediamo chi guardi. No. Ricordo, comunque, quando sono tornato a Trento, la prima cosa che ho fatto entrando nello spogliatoio, ho chiamato il dirigente, ho detto, le chiedo una cortesia. Era, credo, la quarta o la quinta giornata del campionato successivo. È possibile chiamare il prelato se oggi viene a vedere la partita in modo tale che lo saluto? Quello mi ha detto, no, guardi, dopo quella partita non si è fatto vedere più. È proprio è sparito. L'hanno trasferito a Piattermerina e non te ne sei accorto. L'hanno trasferito... il vescovo di Enna è diventato. No, quello no, devo dire sinceramente. Oh. Una bravissima persona. Senti. Manu, domande dal live? Ah. No, prima del live, scusami, non potevamo. No. Una domanda da fare. Posso fare una domanda a Carmelo? No, scusa, buonasera a tutti. Intanto saluta Angelo, cioè, dire. Buonasera a tutti, detto. Buonasera a tutti. Chi sei? Ho fare una domanda a Carmelo. Buonasera, sono Angelo Caforio, mi collego da Brindisi alla stanzetta di mia figlia. Assolutamente sì. Ho da fare una domanda a Carmelo io. Posso... allora, la domanda però di Angelo non l'abbiamo vista prima, quindi noi... Non c'è... Quindi, no, è tranquillo. Ok, vai. Come sto vedendo tutti i trofei dietro? Volevo capire quanto è grande la stanza. Te la faccio vedere. Allora, parto da qua. Grazie. Aspetta. Mamma mia, che bello. Grazie Carmelo, grazie. Senti Angelo, a Michele non faccio domande. Ma ci devi raccontare, ormai siamo curiosi di sapere questo aneddoto delle finali nazionali, scusa. Ma comunque io ero in tribuna, quindi non posso. Vabbè. Diciamo che il collega era Domenico Miele. Mimmo Iello. Il collega era Domenico Iello. Mimmo, mamma. C'è un fallo, rimessa in prossimità della panchina di una squadra, e tutti e due gli arbitri si trovano guida dalla parte opposta. E l'allenatore con la palla in mano chiede, scusate, chi fa la rimessa? E a quel punto Michele ha pensato bene di andare a fare la rimessa. Comunque va bene. Troppo bello. Grazie. Michele, sei stupendo, guarda. Non ti vedevo da un po', ma sei stupendo. Facciamo il possibile per... Poi è proprio bello abbronzato, da notare l'abbronzatura da... Sì. Va bene, ciao Angelo, grazie. Ti ho abbronzato il muro dietro. Ciao Angelo, grazie. Ciao a tutti. Ciao Angelo, grazie. Ciao. Senti, Carme, andiamo con una domanda live per te, che ha fatto Franchino, il nostro Franchino. Diciamo che tipo di emozione hai provato quando hai confermato il canestro di Douglas a Milano dopo aver consultato l'istant replay che era consentito per la prima volta, se non sbaglio era il 2005? 2005. Palalido Milano Fortitudo. Forum. Sì. No, Forum. Che emozione. Voi sapete bene, quell'anno tutti parlavano dell'instant replay, l'uso dell'instant replay sponsorizzato da Sky, era proprio stato lanciato quell'anno da Sky, per cui tutti avremmo potuto pensare fuorché concludere un campionato con l'uso dell'instant replay. I momenti più duri sono stati quando io e Gigi siamo andati a visionare
l'instant replay, perché credetemi, al di là della pressione che ricevevamo, tanto vero che un momento abbiamo dovuto allontanare delle persone che erano lì vicine, allora non c'erano tutti questi protocolli che noi siamo tenuti a rispettare, specialmente in Eurolega. Non ci deve essere nessuno, devi controllare tutto dietro, devono allontanarsi gli allenatori, le persone vicine, e quindi allora era il primo anno, non c'erano tutti questi protocolli che in FIBA, in Eurolega si usano anche in Italia. E quello che dovevamo pensare era decidere, e decidere in quel momento era veramente difficile, perché sebbene la tecnologia e gli strumenti di Sky erano allora di altissima qualità, veramente la differenza tra lo stop lamp quando si accende e la palla staccata dalle mani era di pochissimi centimetri, e siamo stati lì a controllare per prendere in quel momento la decisione migliore, e poi alla fine abbiamo convenuto che il canestro era valido. E in quel momento è stato un gesto quasi automatico di convalidare. Poi, dopo di questo, tutta una serie di pensieri, perché poi siamo andati al ristorante e ci arrivò un fermo immagine dove la palla era ancora attaccata, e quindi tutte le preoccupazioni del caso, ma cosa abbiamo visto, abbiamo fatto bene, tutto il resto, che poi fu smentito perché in realtà non era acceso lo stop lamp. Chiaramente tutta una serie di cose, devo essere sincero, quella era una convalida che avrebbe dovuto fare Gigi, e in quel momento la feci io, ma l'avrebbe dovuta fare Gigi, tutta una serie di cose e di pensieri che arrivarono dopo, però l'emozione fu enorme, ma vi devo dire non in quel momento, presi dall'attenzione della partita, forse non ce ne siamo resi conto, ce ne siamo resi conto dopo, quando poi tutte queste immagini furono trasmesse in varie trasmissioni, ma anche furono usate per alla Domenica Sportiva o al TG1 per sponsorizzare l'uso della palla. E quindi però in quel momento non abbiamo solo cercato di trovare e di prendere la decisione migliore. Poi voi sapete bene della storia di Livorno, per cui Livorno-Milano, per cui non volevamo ripetere un altro Livorno-Milano, quindi fortunatamente andò bene tutto qua. Grande emozione. 15 anni fa, super, mamma mia, e sei sempre qui. Vabbè, proseguiamo con la prossima domanda. Carme, come ti ho sempre detto, finché ti prendo in giro davanti devi stare sempre tranquillo, sereno, perché tranquillo non si dice. Allora, domanda ad entrambi. Allora, momento serio: quanto è importante il supporto della famiglia per un arbitro internazionale? Michi. Per quanto mi riguarda è fondamentale, perché comunque partire da casa con la consapevolezza che chi lasci comunque capisce che stai andando a fare qualcosa che per te è importante, perché comunque non ci nascondiamo, anche a livello economico ci fa vivere con meno pensieri, perché non siamo arbitri di calcio, però possiamo dircelo che possiamo toglierci qualche soddisfazione grazie agli arbitrati. Quindi l'idea di lasciare a casa una situazione tranquilla è comunque fondamentale quando chiudi la porta e esci con la borsa. Questo magari riesce un po' di meno con le bimbe, perché essendo piccole per loro non riescono a capire che tu vai a fare una cosa che è equiparabile a un lavoro, e quindi ti si attaccano alle gambe, piangono, non andare via, e cerchi di spiegarglielo, e rientri sempre con qualcosa preso negli aeroporti, o un peluche, un regalino, comunque per convincerle che quando va via
il babbo va comunque anche a comprare qualcosa, a pensare a loro, però insomma il supporto è una parte fondamentale. Carme? Sembrerà banale e retorico dirlo, ma senza la famiglia che ho, che per tutta la mia vita, in tutti i momenti, belli o brutti, io non avrei potuto raggiungere i risultati che ho raggiunto, ma non lo dico perché, voglio dire, stiamo facendo questa chat, Manuel Latter mi conosce probabilmente di più di Manuel Mazzoni, sa bene, io conosco la tua famiglia, lui conosce la mia, io non avrei potuto ottenere quello che ho ottenuto senza il supporto della mia famiglia, specialmente nei momenti duri, questo è inutile negarlo, perché poi noi siamo fondamentalmente soli, e chi ti dà l'opportunità di parlare o di sfogarti in quel momento è la tua famiglia. E dico sinceramente, anche le decisioni io in parte le ho condivise con la mia famiglia, perché io quando iniziamo la nostra carriera mettiamo in conto che molte delle ore che prendiamo alla nostra famiglia noi le dedichiamo alla pallacanestro, e all'inizio magari sembrano poche, ma poi più avanti vai più le ore aumentano, e quindi da ore diventano giorni, e a volte da giorni diventano settimane, se poi vai a fare campionati europei, campionati del mondo, fai trasferti in Europa, quindi come capita spesso a noi quattro, partiamo il sabato, il lunedì non torniamo a casa, fino al giovedì siamo fuori, torniamo il venerdì, ripartiamo il sabato, e quindi passano da ottobre fino a marzo-aprile che dedichiamo probabilmente 5-6 giorni a casa e gli altri giorni per la pallacanestro. E solo se hai la famiglia che ognuno di noi ha, o che quella che io penso, io parlo ovviamente della mia famiglia, puoi fare questo, perché poi anche noi abbiamo bisogno di serenità. Se noi non abbiamo serenità quando entriamo in campo, la serenità te la può dare soltanto la tua famiglia. Se noi non abbiamo serenità quando entriamo in campo, noi pensiamo di essere tranquilli ad arbitrare, ma poi in realtà facciamo una serie di errori che sono dovuti alla poca serenità. E questo te ne accorgi quando poi in realtà sei chiuso in una stanza e magari ti rendi conto che non sei sereno fuori dal campo, e tutto questo si ripercuote in campo. È inutile dirvi che noi conosciamo tantissimi colleghi che hanno bruciato le loro carriere non avendo, purtroppo, perché avevano problemi in famiglia. Anche gente talentuosa che poteva arbitrare per tanti anni ai nostri livelli e che purtroppo per stare vicino a una compagna, per non perdere la compagna, magari hanno deciso di smettere di arbitrare. Per cui la prima cosa che mi viene a dire, al di là il palmarès, il curriculum tu l'hai letto, ma metà di questo è della mia famiglia, solo grazie a loro io sono arrivato dove sono arrivato. Sì, anche perché poi il discorso è quello che noi siamo dei privilegiati, e questo, come abbiamo detto più volte, è assodato. Però molta gente a volte ci chiede: dove sei stato? Qui, lì, sei stato a Barcellona, sei stato a Madrid, cos'è? Ma noi siamo stati in aereo per arrivare a Barcellona, in hotel. A Barcellona, nella macchina per andare al campo, al palazzetto di Barcellona, poi siamo ristati in hotel e in aereo di nuovo. Quindi non è che poi... Adesso ti dico, molto spesso noi abbiamo anche la fortuna, viaggiando all'estero, di visitare i posti meravigliosi. Ora probabilmente abbiamo meno tempo, perché ci sono più esigenze tecniche, ci chiedono una professionalità maggiore, in Eurolega sì, puoi andare a visitare delle cose, però devi stare attento, tutto il resto. Quando ai tempi FIBA, ai tempi di allora, non di adesso probabilmente, c'era anche la possibilità che gli stessi dirigenti ti prendevano, ti portavano a visitare dei posti. Io non potrò mai dimenticare la visita di Gerusalemme e Betlemme quando andai a fare l'Apoel Tel Aviv, l'Apoel Gerusalemme. E quindi molto spesso
io dico, ma io ci vorrei tornare con la mia famiglia, perché se io ho l'opportunità di vedere questa cosa, vorrei che anche loro avessero la fortuna di fare questa cosa. Quindi a volte capita a Tel Aviv, altre volte capita a Mosca. Non lo possiamo fare perché per noi è impossibile poter viaggiare con la famiglia, però ci sono momenti in cui quando andiamo in un posto e lo visitiamo ti viene di dire mi sarebbe piaciuto vederlo con la mia famiglia. Yes, grazie. Vabbè, Carme, fortunatamente abbiamo la possibilità di vedere posti che senza la pallacanestro non avremmo mai visitato. E quindi ora anche con la tecnologia, comunque, Carme, foto, video, videochiamata, tutto, dai. Vabbè, privilegiati per testa è più facile che hai figli grandi, ovviamente per Michele è un po' più difficile. Sì, però in generale siamo privilegiati, poi il supporto della famiglia è sempre importante, cioè non è che si può dire una. Il mio punto di vista sulla famiglia è un po' più difficile per i bimbi piccoli, ma poi perché, come voi sapete, mia moglie è originaria della Sicilia. Ah sì? Certo. Quindi sposando me ha lasciato famiglia, ha lasciato amicizie, e ritrovarsi in casa con le bimbe, con me che vado in giro per Italia e Europa, ecco, mia moglie che ha anche tagliato i capelli. Brava. Grandissima Chiara, grazie. Avvocato parrucchiere. Diciamo, è difficile, non finirò mai di dirle grazie, perché capisco che per lei è una situazione doppiamente pesante e difficile. E quindi, come diceva Carmelo, quando esci da casa che non sei tranquillo, poi in campo si vede. Quindi per noi la tranquillità e sapere di avere sempre il supporto delle persone a cui vogliamo bene è un punto di partenza imprescindibile. Grazie. Allora, io mi ricordo di questa cosa, mi ricordo trasferta a Cremona con Michele, la mattina si va, all'epoca c'erano i PAO obbligatori, quindi si va a Perugia al PAO, poi si va a casa di Michele, si mangia e si parte per la trasferta a Cremona. Si arriva a Cremona, si fa il check-in, si entra in camera e dici dai, oh, alle 8 si va a cena. Sì, dopo 10 minuti mi fa, ma no, mi ha chiamato Chiara, c'ha le dolie, io torno a casa. Quindi lui ha preso, sceso giù, ripreso la macchina, casa. No, fermo. Cioè, qualcun altro avrebbe... Fermo. Mi hai raccompagnato a Fidenza. Ho riaccompagnato a Fidenza. Vabbè, comunque quella. Macchina. E naturalmente Flavia, che era la nascita della prima bimba, le doglie erano il sabato, è nata il martedì. Quindi già, però magari prima di nascere. Ma pensa se tu fossi rimasto a Cremona, avessi arbitrato, comunque, no, cioè tutto il tuo pensiero sarebbe impossibile, no? Quindi ma allora è Cremona pronto, che porta, perché anche Leandro è nato, che io ero a Cremona. Però no, ti assicuro che quando tua moglie ti chiama in lacrime dicendo mi stanno ricoverando perché ho poco liquido, niente. Mi voglio il reparto, senza boom. Niente. Sì. Ciao. Chiudono le saracinette del basket e se ne aprono altre. E via, ovvio. Senti, d'accordo. Io vado con l'ultima domanda, sia per Carmelo che con Michele, e poi chiuderò a mano. Una cosa che ci piaceva sapere era, Carme, se guardi il discorso Eurolega e Italia, e anche FIBA, abbiamo detto del preolimpico, abbiamo detto delle tante finali scudetto, una partita che ti resterà per sempre in testa. Parli di Italia o di Europa? Una. Il derby di Atene. Auguro a tutti voi, ma anche a tutti i colleghi che voglio bene, di avere la fortuna di fare quella partita. Perché quella è veramente la partita. Michi. Emotivamente, sicuramente l'abbiamo detto prima, gara 7 di finale scudetto è qualcosa di importante. Emotivamente però la partita che mi ricordo, diciamo, di più è l'esordio in Eurolega. Prima cosa perché
sentire l'inno dell'Eurolega con la magliettina di arbitro di Eurolega in mezzo al campo, con i giocatori tutti schierati, vi giuro che è qualcosa che fa accapponare la pelle. E seconda cosa, perché nella notte tra il giovedì e il venerdì avevamo avuto la notizia che Gianluca Mattioli ci aveva lasciato. E quindi diciamo che emotivamente è una partita che mi ricorderò sempre, perché non è facile entrare in campo in un contesto nuovo con il pensiero che andava a Gianluca, che non c'era più. Quindi, sicuramente una situazione irripetibile e unica. Io aggiungo che avevo appena finito di arbitrare, mi trovavo in albergo a Istanbul, avevo fatto il derby oltretutto, ero con Richard Stokes, stavamo discutendo del dopo gara, del post gara, facendo un po' un'analisi, arriva una notizia sui telefonini che mai avremmo voluto sentire, mai avremmo voluto ricevere, e che veramente ha lasciato, credo, un segno indelebile in tutti noi. Credetemi, 30 anni di carriera ne abbiamo veramente viste tante, ma veramente viste tante. Abbiamo visto anche durante una prova atletica crollare un nostro collega che grazie a Dio oggi sta bene ed è una persona meravigliosa, che è Nardecchia. Però mai avremmo voluto sentire quella notizia. Credo che ancora oggi sentire il nome di Gianluca Mattioli è una ferita aperta, ti viene il magone, perché Gianluca farà sempre parte di noi. Assolutamente. Anche perché Gianluca era Gianluca, quindi era. Ti diceva le cose che ti do a dire senza alcun problema, anche le cose che negative, quello che pensava, aveva il coraggio di interfacciarsi con chiunque senza timore reverenziale, e forse era l'unico in grado di poter parlare con la federazione, con i vari presidenti, senza avere alcun tipo di timore reverenziale, perché per lui la pallacanestro è importante, era la vita come lo è per noi, però il rispetto rispetto degli arbitri, il rispetto del gruppo veniva al primo posto, e quindi lui per noi è sempre stato uno che pronti via, chi partiva Gianluca, e questo devo dire sicuramente, probabilmente come uomo carismatico ci manca molto nel gruppo. Sì, allora ragazzi, 1:12, le domande sono finite, le nostre domande sono finite, vedo che non ce ne sono più. Innanzitutto, ancora grazie per la vostra disponibilità, per il vostro tempo, è stato un piacere avervi avuto qui. Grazie Michi, grazie Carmen. Grazie a voi, è stato un piacere, complimenti ancora, perché veramente è una cosa super, l'avete veramente realizzato una cosa super. Grazie. Adesso di rivederci in campo, perché ne abbiamo veramente bisogno tutti, almeno per stare insieme. Michi, anch'io vi ringrazio, ribadisco i complimenti, perché secondo me aprire il mondo degli arbitri, diciamo, da un certo punto di vista della comunicazione, dei social, secondo me è importante, perché magari le persone che ci vedono solo quelle 2 ore in campo non sanno magari veramente come siamo fatti, non ci conoscono, e quindi è anche un modo simpatico per, diciamo, per mostrare il lato che magari le persone non conoscono e non vedono di noi, e questo secondo me per la figura dell'arbitro in futuro è un aspetto fondamentale. Quindi grazie ancora e complimenti ancora per l'idea. Super. Manu, ringraziamo gli sponsor. Vai, ringrazio gli sponsor. Io volevo ringraziare intanto veramente
dal cuore Michele e Carmelo per tutto quello che ci hanno raccontato in questa ora e un quarto, anche per la disponibilità che hanno avuto con i ragazzi che sono intervenuti. Vai Manu. Allora, fischietto.com e soprattutto Intersport Piazza Armerina. Mister importante, il nuovo sito. Il nuovo sito, abbiamo il nuovo sito. Ok. Il nuovo, Mister Ref 80, è giusto? Mister Ref 80. Super. No, Carmen, la prossima volta ti nominiamo, quindi sei il nostro sponsor. Automatico. Ma non lo facciamo per interessi, Carmen, solo perché vogliamo dire che sei il nostro sponsor. Posso salutare Franco Del Moro e ringraziarlo, perché Manuel Mazzoni se lo ricorderà, ringraziarlo per la mitica partita disputata di domenica mattina, e qui chiudo, perché questa è una di persone che non devi mai fidarti degli amici, perché poi gli amici, i primi che in campo, e qui più presente Manuel Mazzoni, lascialo tirare, lasciategli pure 5 metri, tanto questo se tira non prende nemmeno il ferro, cosa vera. Però un saluto a Franco e un grazie ancora, perché sono questi gli episodi che rimangono nel cuore, nelle nostre carriere, nelle nostre trasferte. Come la mia partita a Trento con te, ovviamente, Michele. Franco, anche Franco, devo dire, Franco è uno di quei personaggi che girano al mondo della pallacanestro, sono i nostri amici, lo fanno onestamente in maniera assolutamente disinteressata, e devo dire, ci conosciamo da una vita, è amico degli arbitri, persona assolutamente gradevole. Va bene, ringraziamo tutti. Volevo fare un saluto a un nostro amico che voglio proprio salutare. Ciao Luciano, un ex arbitro che ci ha seguito. Sempre bello vederti. Poi Luciano, Manuel, devi sapere, non so se lo sai, che Luciano ha chiamato il figlio Manuel. Luciano, quindi, numero uno. Luciano ha chiamato il figlio Manuel, quindi un salutone a Luciano. Allora ragazzi, ciao Luciano. A breve avrete sulla nostra pagina chi sarà o chi saranno i nostri prossimi ospiti. Vi salutiamo, vi ringraziamo. Ciao, alla prossima. Ciao Manu, ciao Carmen, ciao ragazzi, grazie. Ciao.